Buonasera e benvenuti al quinto appuntamento della seconda edizione del ciclo I Capolavori Raccontati, una serie di 7 incontri ogni giovedì sera alle ore 21 fino al 13 marzo, in cui direttori di musei, soprintendenti, professori di storia dell'arte racconteranno e ci sveleranno segreti dei grandi capolavori dell'arte non solo italiana ma internazionale. Questa sera è con grande piacere che accogliamo il professor Fernando Mazzocca, storico dell'arte, professore di storia della critica d'arte presso l'Università Statale di Milano, studioso della pittura dell'Ottocento e del Novecento, curatore di importanti mostre non solo a Palazzo Ducale di Genova ma in grandi centri espositivi. E questa sera ci trasferiremo dalla Vienna del Seicento, di cui abbiamo sentito il racconto relativamente alla saliera di Benvenuto Cellini, alla Francia dell'Ottocento e dalla piccola saliera di 26 centimetri, capolavoro dell'arte orafa. Questa sera il professore ci parlerà di un dipinto di enormi dimensioni, molto spettacolare. Quindi lascio la parola al professore che ci racconterà questa straordinaria opera d'arte di David, l'incoronazione di Napoleone, e vi auguro una buona serata. Grazie e buonasera a tutti. E ritorno qui con grande piacere per parlare di un'opera leggendaria. Le Sacre de Napoleon è il titolo, spesso abbreviato in Sacre, e vuol dire la consacrazione di Napoleone, non l'incoronazione di Napoleone, con cui appunto viene indicato un dipinto immenso realizzato da Jacques-Louis David tra il 1805 e il 1808. Il dipinto rappresenta la cerimonia avvenuta a Notre Dame a Parigi il 2 dicembre 1804, in cui Napoleone avrebbe dovuto essere consacrato imperatore, come era avvenuto a suoi tempi per Carlo Magno, a cui Napoleone fa riferimento, da un papa, il papa prigioniero Pio VII. In effetti le cose andarono altrimenti, perché Napoleone non venne incoronato dal papa, ma si incoronò, come vedremo, da solo, e subito dopo incoronò la moglie, l'imperatrice Josephine. Il quadro deve la sua fama anche al luogo in cui è conservato, il Louvre, uno dei musei più celebri del mondo, e di conseguenza è uno dei quadri più popolari, più celebri, più visti al mondo. L'opera impressiona per tanti motivi. Prima di tutto per le dimensioni veramente ragguardevoli, 621 centimetri di altezza e 979 centimetri di base. Poi perché rappresenta l'evento forse più importante nella vita di un uomo, Napoleone, che forse è stato l'uomo più celebre della storia. E poi naturalmente per la capacità narrativa non indifferente con cui l'artista ha saputo tenere insieme e rappresentare un episodio in cui figurano ben 191 personaggi. Quindi Le Sacre è sicuramente un quadro storico, però soprattutto per la precisione con cui questi 191 personaggi sono ritratti, è una sorta di grandioso quadro di gruppo, una sorta di gigantesca fotografia istantanea che ritrae la Francia, questa grande nazione,
uno dei momenti più esaltanti, più speciali della sua storia. Fu lo stesso Napoleone, a cui il quadro era dedicato, a rimanere impressionato da tutto questo. E soprattutto Napoleone si divertì poi a riconoscere i vari personaggi. E a un certo punto disse a David: «Ah, ho visto che avete rappresentato sulla tribuna, la tribuna che vedete al centro, il buon Messie Vien». Chi era questo Vien? Vien era stato il maestro di David. E David aveva appunto risposto a Napoleone di aver voluto rendere omaggio all'antico maestro in un quadro, e sono le parole di David, che rappresenta per il suo oggetto la più importante delle mie opere. Quindi con questo quadro David è sicuro di aver fatto il suo grande capolavoro. E soprattutto David era convinto che i personaggi da lui rappresentati con tanta forza, vedremo con tanta realtà, sarebbero stati, grazie a questo quadro immortale, consegnati di per se stessi alla storia. E quindi ci fu anche una sorta di gara per essere rappresentati nel quadro di David. 191 personaggi, solo da poco si è riusciti a risalire, avere un'idea precisa di quanti fossero i personaggi rappresentati, e c'è stato anche un problema identificarli tutti, in quanto le varie testimonianze relative al quadro, sia all'epoca che negli anni immediatamente successivi, portavano dei numeri e delle identificazioni discordanti. Quindi solo da poco si è arrivati a questo numero 191, e di questi 191 personaggi ben 164 presentano delle fisionomie o totalmente o parzialmente descrivibili. Gli altri 27 sono presenti solamente con un occhio o due occhi, il solo naso, la sola bocca o solamente la forma a semicerchio del cranio. E per fare una piccola statistica di questi personaggi, abbiamo 129 uomini, di cui 59 identificati, di 8 di identificazione invece incerta, e ben 62, quindi più della metà, rimangono anonimi. Poi 33 donne, di cui 15 identificate e 18 anonime, 2 bambini, uno identificato e l'altro no. Quindi ad oggi sono stati identificati in tutto 80 personaggi, poco meno della metà, e quindi per gli storici dell'arte c'è ancora lavoro da fare. Gli ultimi personaggi furono identificati da Rosenberg pochi anni fa. Questi protagonisti di questo evento sensazionale sono stati suddivisi nel quadro da David in categorie dislocate in una maniera molto sapiente, molto efficace. Categorie che formano uno spaccato del potere della società, alta società francese in quegli anni, quindi nel primo anno dell'impero. Al centro dell'opera troviamo i due protagonisti, Napoleone e Joséphine, ma poi anche un altro membro della famiglia imperiale. Qui però voi la vedete nella tribuna, non compare la testa, però vedete anche la testa, che è Letizia Ramolino Bonaparte, chiamata Madame Mère, che è la madre di Napoleone, una donna molto potente che sta al centro della tribuna, attorniata dalle dame d'onore, dal suo grande scudiero e dai suoi ciambellani. Quindi questa donna aveva una sorta di corte propria di regina madre. La presenza quindi al centro dell'opera
di Madame Mère e del suo seguito è un falso storico, perché sappiamo che questa donna terribile che risiedeva a Roma rifiutò di presenziare alla incoronazione del potentissimo figlio. In quanto era ostile alla nuora, quella Josephine che viene incoronata, non si era mai capacitata che il figlio avesse sposato una vedova e per di più vecchia di lui e anche una donna di costumi molto discussi. E poi per quel momento c'erano anche dei dissapori tra Napoleone e i due dei suoi fratelli, Gerolamo e Luciano. Quindi anche Gerolamo e Luciano non compaiono nella cerimonia, però questi non sono stati inseriti per ordine di Napoleone da David, che invece ha dovuto inserire quindi questa madre che non c'era. Quindi i due fratelli sono assenti, però sono presenti in forze poi gli altri membri della famiglia Bonaparte, che vediamo alla sinistra del quadro in una schiera molto serrata. Partendo dalla sinistra abbiamo i due fratelli Giuseppe, che poi diventerà re di Napoli ed infine re di Spagna, Luigi, destinato al trono di Olanda, poi sempre di seguito Carolina, la moglie del maresciallo Murat, che diventerà re di Napoli, la Paolina, che abbiamo conosciuto l'anno scorso perché è rappresentata come vincitrice da Canova, moglie del principe borghese, subito dopo Elisa, che si era sposata con un principe italiano, Baciocchi, e che era diventata prima duchessa di Lucca, poi granduchessa di Toscana, poi Ortensia, figlia di Josephine e moglie di Luigi, quindi la figliastra sposa un fratello di Napoleone, ed infine Julie, la moglie di Giuseppe. E in questo gruppo di familiari poi abbiamo un bambino, Napoleon Charles, che è tenuto per mano dalla madre Ortensia. In quel momento questo bimbo è il presunto erede al trono, poi naturalmente le cose cambieranno. E bisogna ricordare che il fratello minore di questo Napoleon Charles, Carlo Luigi Napoleone, poi diventerà Napoleone III, quindi sarà l'erede dell'impero. Vedete che questi personaggi della famiglia Bonaparte, del clan Bonaparte, sono disposti a semicerchio in posizione frontale rispetto allo spettatore, guardano lo spettatore. Invece, in una posizione diversa, sono rappresentati, raggruppati i grandi dignitari, quelli che avevano il potere effettivo. Anche loro sono disposti a semicerchio, però voltano le spalle allo spettatore. E riconosciamo sempre da sinistra, andando verso destra, l'arcitesoriere e secondo console Lebrun, che ha in mano lo scettro con l'aquila, poi l'arcicancelliere Cambaserre, che ha in mano la mano della giustizia, una mano d'avorio con le dita aperte, poi il maresciallo Berthier, che tiene su un cuscino il globo imperiale, e infine il grande ciambellano Talleyrand, forse il più famoso, il più discusso di questi grandi dignitari, che sarà un uomo per tutte le stagioni, che porta in mano la custodia del mantello imperiale e guarda il tutto con aria molto sorniona, un po' da Andreotti dei suoi tempi. E vedete, questi dignitari marcano la loro vicinanza all'imperatore portando i suoi emblemi, lo scettro, la corona, non lo scettro, il globo, la mano della giustizia. Poi
in secondo piano dietro di loro abbiamo questo gruppo di tre, questo trio di personaggi che sono da sinistra verso destra: il maresciallo Bernadotte, il grande scudiere Caulaincourt e il più famoso di tutti, Eugenio di Beauharnais, figlio di Joséphine, che è stato appena nominato viceré d'Italia e che tiene in mano l'anello imperiale. Torniamo al centro del quadro e è lì che compaiono le dame d'onore che sorreggono il mantello di Joséphine e in parte i grandi marescialli che sono presenti nel quadro nel numero di 9. I marescialli erano stati creati il 9 maggio del 1804 ed erano i condottieri valorosi dell'esercito che aveva creato addirittura un impero, quindi erano un po' l'ossatura dello Stato. E questi marescialli, come i dignitari che abbiamo visto prima e in parte corrispondono ai dignitari, sono presenti nell'opera come portatori da una parte delle insegne imperiali e dall'altra vedremo delle insegne storiche, le cosiddette insegne di Carlo Magno a cui Napoleone voleva essere paragonato. Quindi marescialli abbiamo, due li abbiamo già visti e sono Berthier e Bernadotte, mentre abbiamo al centro altri quattro marescialli e soprattutto significativi sono il maresciallo Moncey, che è questo che tiene in mano la custodia del mantello dell'imperatrice, e il più importante di tutti, il maresciallo Murat, cognato dell'imperatore, futuro del re di Napoli, che è rappresentato molto in vista con in mano il cuscino della corona dell'imperatrice. E andiamo avanti. E poi abbiamo altri, sulla sinistra del quadro, altri tre marescialli onorari che tengono invece le cosiddette insegne o regalia di Carlo Magno. Il Lefebvre con in mano, poi lo vedremo anche meglio, la spada, poi Kellerman la corona e Perignon lo scettro, però poi li vedremo meglio più avanti. L'altra presenza significativa, siamo in età di concordato, è quella del clero. Il clero è presente quindi in maniera molto vistosa, alternando il clero francese con quello italiano. Tra i rappresentanti del clero abbiamo l'arcivescovo di Parigi, e qui ora non si vede, bisogna tornare al quadro intero, Belloy, che sta dietro Joséphine ed è l'unico col Papa a stare seduto, per il semplice fatto che era ormai quasi centenario. Poi invece, per quanto riguarda i rappresentanti più significativi, abbiamo il cardinale Fesch, il potente zio della tribù Bonaparte, fratellastro di Letizia, che è questo. Non funziona più. Che comunque è quello vicino all'altare con il naso adunco.
E poi naturalmente Papa Pio VII seduto benedicente dietro l'imperatore, quindi gli fu concesso solo di benedire la cerimonia, non di intervenire in maniera diretta incoronando l'imperatore. Dietro il Papa abbiamo il Cardinale Caprara, personaggio molto importante perché era stato l'artefice del concordato, e David lo volle rappresentare senza la parrucca, perché gli piaceva molto dal punto di vista plastico quella testa così, così sferica, così tonda. Alla sinistra poi di Caprara abbiamo il Cardinale Braschi, che era il nipote di Pio VI, il Papa precedente. Poi abbiamo invece il... forse si vede dalla freccetta. No. Il Conte Rogari, che ha in mano la tiara pontificia, poi lo vedremo meglio dopo. E infine, accanto al Cardinale Fesch, proprio a ridosso dell'altare, il Cardinale Pacca, importante perché poi autore di un famoso editto che prevedeva quindi la tutela dei beni artistici dello Stato della Chiesa. Abbiamo poi la presenza di molti altri prelati, come accanto a Napoleone un vescovo portacroce e un altro prelato sempre alla destra dell'imperatore, che non sono dei ritratti ma sono invece delle teste ideali. Significativa poi è la presenza degli ambasciatori, che troviamo raggruppati nella tribuna alla sinistra dell'altare. Sono quelli di Spagna, degli Stati Uniti, dell'Italia, il Marescalchi di Bologna, della Turchia, dell'Austria e della Prussia. Manca naturalmente l'ambasciatore d'Inghilterra. Infine, alternati nella grande scena e non tutti identificati, abbiamo tutta una schiera di ciambellani, in rosso quelli dell'imperatore e in nero quelli dell'imperatrice. Quindi vedete quanto il cerimoniale fosse vario e complesso. Una presenza interessante, anche se sono relegati un po' fuori in alto nelle tribune, è quella degli artisti, dei rappresentanti del mondo dell'arte. E gli artisti sono radunati per lo più nella tribuna sopra quella di Madame Mère. Madame Mère, vedete la testa al centro vicino alla croce. In questa tribuna, dietro in seconda fila, appare David che sta disegnando sopra il trio delle donne a sinistra, che sono la moglie e a fianco le sue due figlie gemelle, Pauline ed Émilie. Poi abbiamo accanto a David i suoi collaboratori, un Rouget e poi una donna, Angélique Monger, che è alla destra di una delle figlie di David. Poi, per quanto riguarda gli altri rappresentanti del mondo dell'arte, abbiamo delle sorprese, perché David, probabilmente per l'ostilità che lo circondava, elimina molti personaggi, no? Presenta molti personaggi che forse invece erano presenti alla cerimonia. Viene eliminato, e soprattutto questa è l'eliminazione più clamorosa, il potente Vivant Denon, allora direttore del Museo del Louvre, probabilmente proprio per la sua ostilità verso David, come poi vedremo successivamente. Invece è presente Alexandre Lenoir, che era il grande direttore e creatore del famoso Musée des Monuments Français, e Catremer de Quincy, il grande teorico del neoclassicismo, amico anche di Canova, che David aveva conosciuto negli anni in cui era stato a Roma. Invece, è la cosa abbastanza sorprendente, non compare nessun altro pittore,
al di fuori appunto di David e dei suoi collaboratori, solo due scultori, e invece compaiono Percé e Fontaine, che invece sono nella tribuna di destra, alla strema sinistra, sopra un gruppo di tre donne. Percé e Fontaine avevano avuto un ruolo molto importante in questo caso, perché erano stati coloro che avevano realizzato tutti gli apparati effimeri per le varie cerimonie dell'incoronazione di Napoleone, e anche in questa occasione a Notre Dame. Vediamo poi come David rappresenta la grande chiesa. Vedete la pietà dello scultore Costù, che sta quindi all'estremità del quadro e davanti alla quale avviene la cerimonia. È bellissimo è il particolare dei candelabri, dietro i quali c'erano i volti di vari personaggi, come vedete in questo caso, con questo bellissimo ritratto di questo giovane prete che cerca di far spazio visivo per poter anche lui partecipare alla cerimonia. E quindi nel quadro gli oggetti rappresentati, anch'essi con grande fedeltà, i costumi, hanno altrettanto valore che questi ritratti, tutti così realistici, così veri. Abbiamo parlato quindi di anche oggetti emblematici, quegli onori di Carlo Magno e quegli onori imperiali che hanno un ruolo così importante nella cerimonia. Gli onori di Carlo Magno li ritroviamo alla destra del quadro, sorretti da vari personaggi. Vedete bene al centro la corona, al centro in basso la corona, poi più in alto la spada di Carlo Magno e lo scettro di Carlo Magno. Si trattava in realtà di oggetti la cui fedeltà storica era molto dubbia, che erano stati non realmente appartenuti a Carlo Magno, ma erano stati creati per l'occasione. Vediamo la corona. La corona praticamente era un falso pur fabbricato con elementi veri. L'orefice Bienné si era fatto dare alcune gemme dal tesoro di Saint-Denis e l'aveva montate in questa corona di sua invenzione. Così, per quanto riguarda lo scettro era fatto dell'assemblaggio di pezzi diversi che però non erano appartenuti all'età di Carlo Magno, e soprattutto la parte più importante dello scettro, quella in cui era presentato il re, che il cui trono è sorretto da una sorta di giglio, si trattava di un pezzo proveniente dallo scettro di Carlo V e quindi risalente al 1380. Poi abbiamo la mano della giustizia, che è praticamente un falso creato da Bienné. Vedete, qui è la mano con tre dita alzate, due dita ripiegate, mentre la mano della giustizia di Napoleone è con tutte le cinque dita alzate. E così anche un falso è la cosiddetta spada di Carlo Magno, montata con elementi di provenienza diversa. Quindi vedete, c'è questa grande e disinvolta manipolazione della storia, come avviene in tutti questi sofisticati meccanismi di propaganda dei regimi assoluti, a cui il regime napoleonico non fa eccezione. Questi onori di Carlo Magno, che vedete ancora esistono, poi saranno tutti ben rappresentati nel grande ritratto che Ingres farà di
Napoleone sul trono, proprio col costume utilizzato in quella cerimonia dell'incoronazione. Naturalmente nell'occasione gli orefici parigini, come i più famosi erano Biennet e Nitot, ebbero un grande lavoro da fare, non solo per creare queste insegne o le decorazioni che sono sparse nei costumi sontuosi dei marescialli, dei dignitari, ma anche per realizzare tutti i gioielli richiesti dalla numerosa famiglia Bonaparte. Quindi David rappresenta con grande precisione tutte le corone, le tiare che fanno risplendere le teste delle varie sorelle e delle varie cognate, o delle due bellissime damigelle di onore dell'imperatrice Josephine. Poi al centro abbiamo la stessa Josephine con una diadema straordinario e che attende poi di essere appunto incoronata dal marito con la corona di imperatrice. Sulla destra poi appunto compaiono gli emblemi imperiali di cui abbiamo già parlato prima, lo scettro con l'aquila, la mano della giustizia con le dita allargate e la tiara che era stata fatta realizzare appositamente per Pio VI, di cui abbiamo il bel disegno dell'orefice Etiennico. E questa tiara esiste ancora appunto nei musei vaticani. È interessante il fatto che David progettava di realizzare un grande ritratto di Napoleone col costume del Sacre e con gli emblemi imperiali proprio per Genova, e questo è il modello del grande quadro destinato a Genova. Purtroppo poi il quadro non venne realizzato perché David lo fece eseguire in gran parte dai suoi allievi e Napoleone, insoddisfatto dell'esito, lo fece distruggere, quindi Genova non ebbe mai questo ritratto. Per finire con gli emblemi imperiali, naturalmente importante era la corona cesarea con le foglie dorate di alloro che cingeva, vedete, la bellissima testa di Napoleone. Anche come è avvenuto per le altre insegne imperiali, anche questa corona è andata completamente perduta. Furono distrutti dopo la caduta dell'impero. E è sopravvissuta solamente una foglia della corona, perché caduta incidentalmente in terra fu raccolta da un artista, un pittore, Isabè, e quindi ora è conservata nel castello di Fontainebleau. Quindi era una delle 45 foglie che componevano appunto quella bellissima corona. Vediamo poi la capacità di David nel rappresentare anche psicologicamente i personaggi e di connotarli molto bene anche con le loro prerogative dal punto di vista fisico. In questa veduta ravvicinata del gruppo dei dignitari e di due prelati, per esempio il Fesch, e poi abbiamo personaggi non identificati, anonimi, che però dal punto di vista realistico sono anch'essi molto ben caratterizzati, in maniera in alcuni casi addirittura quasi caricaturale. Quindi è un'opera in cui c'è una fedeltà ritrattistica e nella rappresentazione dei dettagli, dei costumi, degli oggetti e degli abiti veramente sorprendente, e questo pone fa la straordinaria qualità ritrattistica che si avverte anche
nei personaggi appena accennati che compaiono nella tribuna. Questa è la tribuna dove potete vedere alla sinistra molto meglio David mentre disegna la scena. Infine, quel ritratto di questa persona assente, però che qui compare in maniera molto viva, quella Madame Mère inserita per volontà dell'imperatore. Ed infine, ancora alcuni dettagli di questi bellissimi candelabri, ed infine di due bambini, Napoleon Charles e invece questo piccolo chierichetto che è rimasto tra i personaggi ignoti. Quando David nel 1808 ha terminato il suo grande quadro, ha varcato la soglia dei 60 anni. Qui vediamo il pittore qualche anno prima, nell'ultimo autoritratto precedente le Sacre. Quando David nel 1805 si accinge a compiere questa sua grande opera, è ormai sicuramente il pittore più famoso della Francia, e che vuol dire del mondo. Nel 1804 era stato nominato primo pittore dell'imperatore e Napoleone nutriva nei confronti di David una fiducia veramente incondizionata, anche perché David aveva saputo interpretare meglio il personaggio attraverso una serie di ritratti tutti serpitosi. Vediamone alcuni: Napoleone a San Bernardo che valica le Alpi, Napoleone primo console, un ritratto che è rimasto incompiuto, ed infine un Napoleone più anziano, siamo nel 1810, nel suo studio, ormai diventato un po' pingue e caratterizzato da quella sorta di mossa di tenersi la mano al ventre perché era malato, che poi sarà uno dei tratti più caratteristici della sua immagine, della sua iconografia. Però David è un grandissimo ritrattista e questo lo dimostra nel Sacre, però è anche un grandissimo regista perché sa organizzare molto bene delle storie con molti personaggi, e questo l'aveva dimostrato un po' in tutti i suoi quadri. Vediamoli rapidamente: si trattava spesso di scene corali di giuramento, il giuramento degli Orazzi, il giuramento della Pallacorda che aveva segnato l'inizio della rivoluzione, un quadro che era rimasto a livello di studio e che non venne mai realizzato. Poi il giuramento di Napoleone a Notre Dame, anche questo un quadro, vedete un'incisione relativa alla scena che non venne, come vedremo, mai realizzato. E infine il giuramento della grande armata all'imperatore nel giorno della dispersione delle aquile, che erano le insegne più importanti allora conferite. E vediamo alcuni particolari di questa grande scena corale, di un quadro che è poco meno grande del Sacre. Ed infine, ormai David è verso la conclusione della sua carriera a Parigi, nel 14 il giuramento di Leonida e degli Spartani alle Termopili, in cui David ritorna alla storia antica. Le Sacre rimane la massima espressione di David, pittore storico, però questo quadro faceva parte di un ciclo di quattro grandi tele che dovevano celebrare l'avvento dell'impero. Una di queste tele è appunto il Sacre, che è la consacrazione naturalmente religiosa col Papa presente. Poi il giuramento delle Aquile che abbiamo visto prima, che era la consacrazione militare davanti all'esercito. Poi, e questi quadri furono realizzati, gli altri due non furono realizzati, ed erano il giuramento di Napoleone a Notre Dame, di cui abbiamo visto prima la scena, e poi un altro quadro di cui vediamo il disegno preparatorio,
che doveva rappresentare l'arrivo dell'imperatore e dell'imperatrice all'Hôtel de Ville e l'incontro con il popolo, quindi la consacrazione di David a livello popolare. E torniamo al nostro quadro. L'opera impressiona per le due sue dimensioni. Infatti David era convinto di dover fare il quadro più grande del mondo e in questo e pensando a questa cosa era la sua sfida era una sfida precisa con la pittura italiana e con un'opera che era allora al Louvre, cioè Le nozze di Cana di Veronese, che erano state appena portate dall'oratorio, no scusate, dal refettorio della chiesa di San Giorgio a Venezia a Parigi nel bottino delle opere portate dall'esercito napoleonico in Francia. Però in questo caso, in questa sfida, David poi risulta perdente, perché lui pensava sì di fare il quadro più grande del mondo, però così non fu, perché il quadro di Veronese misura 677x994 e quindi è poco più grande del dipinto di David che misura 621x979. Comunque siano andate le cose, il pittore realizzò il suo sogno, finalmente, non avendo potuto realizzare il giuramento della pallacorda, di creare un grande quadro con molti personaggi dedicato alla storia contemporanea, cosa che lui aveva realizzato nel 1799, un grande quadro con tanti personaggi, per quanto riguardava invece un tema di storia antica, cioè nel grande quadro intitolato Le Sabine, cioè le donne sabine che intervengono a riconciliare i Sabini con i Romani. Le Sabine era considerato prima del Sacre il grande capolavoro di David e la più grande attrazione di Parigi. Dopo la realizzazione del Sacre, appunto, fu in qualche modo detronizzato. Per quanto riguarda le vicende dell'opera, naturalmente sono costellate da aneddoti molto interessanti. Prima di tutto per quanto riguarda il prezzo, Napoleone avrebbe promesso verbalmente a Davide di pagare il quadro 100.000 franchi. Intervenne Vivant Denon che disse che un quadro di questo formato e di commissione pubblica non poteva essere pagato, secondo una regola che era stata stabilita da tempo, più di 12.000 franchi. E David si ribellò a questo fatto e per questo non ha rappresentato Denon nel quadro, dicendo che la sua grandezza era incommensurabile e non poteva essere sottoposta a delle tariffe pubbliche come per tutti gli altri pittori. Quindi ci fu una sorta di braccio di ferro che non fu vinto da nessuno e alla fine, anche se David rimase fermo sulla richiesta di 100.000 franchi, ne riceverà solo, per modo di dire, 65.000, comunque molto di più rispetto alle tariffe normali. Con quest'opera David si confrontò con la pittura contemporanea legata alle vicende di Napoleone, come il bellissimo Napoleone che visita gli appestati di Jaffa di Jean-Antoine Gros, che in qualche modo è il pittore che allora è il suo rivale, ma realizza comunque un'opera diversa da ogni altra, questo enorme ritratto di gruppo, il cui incarico lo aveva ricevuto formalmente da Napoleone 2 mesi prima della cerimonia e fu fatta costruire apposta una tribuna dietro la Pietà di Cousteau, non la tribuna rappresentata nel quadro, da cui David poteva assistere alla cerimonia e disegnarne, appuntarsi i vari passaggi. Poi, perché un tale quadro non poteva essere realizzato nell'atelier
che David aveva al Louvre, David volle appunto anche cambiare atelier. E si utilizzò poi per l'opera vari riferimenti, varie fonti. Sicuramente la fonte più nota è il quadro di Rubens che rappresenta l'incoronazione di Maria dei Medici a Saint-Denis il 13 maggio del 1610. Vedete nella tribuna dietro al centro compare la figura di Enrico IV, che è un po' simile alla figura di Madame Mère che compare nel quadro davidiano. Per il resto poi le due opere sono sia per dimensione che per composizione, tranne alcune coincidenze, parecchio diverse. Questo è l'atelier in cui David riuscì, anche perché c'erano dei grandi spazi, a realizzare un quadro così grande. Si trattava dell'antica chiesa gotica del collegio di Cluny in piazza della Sorbona. Per realizzare un'opera così imponente, David ebbe bisogno di molti aiutanti. Il principale fu Georges Rouget. Questo Rouget dipingeva le varie figure con David che gli stava dietro, gli dava delle precise indicazioni. Poi a un certo punto Rouget si fermava e David concludeva e finiva a dipingere il vario elemento. David per realizzare l'opera servì di molti disegni preparatori, non conosciamo invece dei bozzetti preliminari o delle studi preliminari dipinti dell'opera, e anche questo gruppo di del Papa col Cardinale Caprara, che poi compare tale quadro nel quadro, non è un modello preparatorio ma è un d'après, mentre è in qualche modo collegato al quadro il bellissimo ritratto di Papa Pio VII che sta al Louvre. Quindi tutti i personaggi furono ripresi al vero con David che li convocò, abbiamo ancora le lettere di convocazione nel suo studio, quasi tutti. Naturalmente invece andò a dipingere a Palazzo Napoleone, il Papa, Josephine e Madame Mère. E Madame Mère la vediamo qui in un dipinto in cui è rappresentata in abito di corte, e qui la vediamo nel bellissimo disegno di David preparatorio all'opera, in cui è scritto da pre-nature, quindi disegnato dal vero. E poi sulla base di questi disegni presi dal vero, poi Napoleone, cioè David, realizzava con tranquillità in studio le varie figure. La Madame Mère non è il solo falso storico presente nell'opera, perché anche il cardinale Caprara non era presente perché era malato, così come non erano presenti l'ambasciatore turco e l'ambasciatore austriaco, che invece poi furono rappresentati, inseriti per motivi politici. Ma il cambiamento politico più importante del quadro fu proprio l'inversione di significato e il centro della rappresentazione, che variò in corso d'opera, perché in realtà David, come vedete da questo disegno, in primo tempo avrebbe dovuto rappresentare Napoleone mentre si incoronava, si poneva con sul capo, non mentre incoronava Josephine. Lo vediamo da questi due disegni preparatori insieme. Lo vedremo meglio da due disegni tagliati, con Napoleone ancora nudo però con la corona, e come doveva essere Napoleone nel progetto iniziale. A un certo punto, appunto nell'agosto del 6, le cose cambiarono e David non rappresentò più Napoleone che si autocoronava, ma Napoleone che si accinge a coronare Josephine.
Probabilmente questo cambiamento fu dovuto, almeno secondo la testimonianza diretta di Napoleone nei memoriali di Sant'Elena, a un intrigo di Josephine stessa, che così si sentiva più rassicurata nell'eventualità di un divorzio che poi in effetti avvenne lo stesso. Quindi questo fatto non la salvò. Ma era una donna talmente intrigante che anche poi il potente Napoleone, così decisionista, in questo caso aveva dovuto cedere. Quindi non più Napoleone in corona, ma Napoleone appunto che solleva la corona e sta per offrirla alla amatissima moglie, e la figura viene spostata perché era più a destra rispetto all'immagine che vedete nella diapositiva. Vedete dietro si intravedono ancora un po' di pentimenti, e al posto, dietro Napoleone, compare una figura curiosa, un prelato, che però voi vedete che ha le sembianze di Cesare, e quindi c'è un particolare quindi molto significativo anche questo abbinamento non solo di Napoleone a Carlo Magno, ma anche di Napoleone a Cesare. Quindi la vera trionfatrice in questo caso fu Josephine, che qui vedete nel bellissimo ritratto che gli ha fatto Proudhon, questa donna bellissima, sofisticata, committente di capolavoro di Canova. Qui vedete il disegno preparatorio del gruppo di Josephine con le due damigelle, qui il disegno preparatorio per la testa di Josephine, anche questo rigorosamente da pre-nature, dal vero, in cui vedete la donna appare con una lieve pappagorgia, non era più giovanissima. Nel dipinto, vedete molto bene la differenza, appare come ringiovanita, come avete fatto una sorta di lifting. Il quadro, con questo cambiamento, assume tutto un altro significato, un altro ritmo, e soprattutto Napoleone, da autocrate superbo, sprezzante, che si incorona, viene rappresentato come il cavaliere francese che incorona con tanta delicatezza la sua dama e che sembra come sospeso con questo passo leggero di questi piedi ornatissimi sul tappeto verdino che contraddistingue tutta la parte inferiore della composizione. Ormai nel dicembre del 7 il quadro è finito e Josephine lo vede per prima, poi lo vede Napoleone al suo ritorno dall'Italia e rimane molto impressionato, molto contento. Si toglie il cappello, come vedete in questa incisione, per rendere omaggio al pittore, e pronuncia queste parole di compiacimento che sono tutta una sequenza di esclamazioni. E sembra che abbia detto: è veramente grandioso, che rilievo a ogni cosa, è davvero bello, che verità. E soprattutto la frase più significativa, quella che dà proprio bene il senso di come Napoleone avesse visto il quadro. E Napoleone dice: non è una pittura, sembra di marciare dentro a questo quadro. Quindi on marche, danse, c'est tableau. E questo on marche, danse, c'est tableau rimane un motto scolpito per sempre che connota la qualità, la particolarità di questo bellissimo dipinto, il quale poi viene esposto al Louvre, a Salon, a fianco ad altre opere, come a questo Napoleone sul campo di Eylau di Gros, che naturalmente rappresenta gli eventi di quel momento in maniera completamente diversa, un quadro che allora fece scandalo perché poneva l'accento, vedete l'impressionante gruppo di caduti in primo piano, sugli errori della guerra, mentre il quadro di David c'è invece tutto lo splendore più retorico dell'impero. L'esposizione a Salon
decreta il successo del quadro, successo è in qualche misura documentato da questa opera di Boilly che ritrae il pubblico mentre osserva le sacre in una sala del Louvre. Vedete la folla che si accalca davanti all'opera e discute. Bellissimo in particolare centrale, in cui abbiamo due personaggi, questa donna con un vestito bianco e il suo cavaliere, che consultano una stampa in cui sono decifrati i personaggi principali presenti nell'opera. La stampa, vedete questa, con sotto la leggenda con tutti i vari nomi indicati. Però inspiegabilmente, dopo l'esposizione al Louvre, il quadro ritorna nell'atelier di David e non sarà mai portato nel Palazzo Imperiale, perché nel frattempo poi si avvicina al matrimonio di Napoleone con Maria Luisa d'Austria, e quindi un quadro dove Giuseppina, il personaggio principale, non era più politicamente accettabile. E nel frattempo David, accusato di aver a suo tempo votato per la morte del re, viene mandato nel 1816 in esilio a Bruxelles. Quindi il quadro viene prima portato nei magazzini di Palazzo Reale, poi infine viene comprato nel 1820 dal Louvre, però messo nei depositi perché non poteva essere esposto per motivi ovvi. E sarà riportato in pubblico solo nel 1838, quando per volere di Luigi Filippo Versailles diventa il museo della storia di Francia, e quindi a Versailles viene dedicata una sala a Napoleone con tre grandi quadri: il dipinto di Gros che rappresenta la battaglia di Aboukir e due grandi dipinti di David, il giuramento durante la distribuzione delle acole che abbiamo visto prima e proprio il Sacre. Nel 1889 l'opera viene inviata a Parigi, al Louvre, per un'esposizione del centennale dell'arte francese, che doveva commemorare l'arte francese dal 1789 al 1889. In questa esposizione il quadro appassiona tanto il pubblico che c'è un grande movimento d'opinione perché il quadro resti definitivamente al Louvre, e da allora il quadro non si è più mosso naturalmente dal Louvre. E solo nel 1947 però le Sacre ritorna a Versailles, però non nella versione originale ma nella seconda versione che David, e che questa, aveva realizzato nel suo atelier dell'Hôtel de Ville a Bruxelles negli anni dell'esilio. Era stata conclusa nel 1821. Un'opera che aveva avuto una vicenda singolare perché era stata commissionata da David da degli speculatori americani che la portarono in giro per il mondo in tournée. In prima volta a Londra tra il 22 e il 23 e una seconda tournée molto riuscita in America tra il 1826 e il 1827, tra New York, Philadelphia e Boston. Quindi questo vi conferma quanto il quadro fosse famoso e quanto naturalmente Napoleone fosse popolare in tutto il mondo. Poi l'opera tornò in Francia e finalmente nel 1947 viene acquistata dallo Stato e destinata a Versailles in sostituzione della prima versione che era naturalmente andata al Louvre, dove le Sacre poi diventerà una delle grandi attrazioni come la Gioconda, come la Vittoria di San Botanascia, come la Venere di Milo del museo. E per finire la possiamo ricordare in questa bella foto di Willy Ronis. Siamo nel 1968, l'anno della contestazione, della
fantasia al potere, ma Napoleone continua a esercitare un grande fascino sull'immaginario collettivo, su questa folla che si assepa davanti al quadro e sembra proprio entrare nel dipinto. E questa immagine è in qualche modo la conferma di quel giudizio di Napoleone che in qualche modo rimane la definizione più bella dell'opera, del capolavoro, En Marche, Danse, c'est tableau. La folla, ancora oggi, magari una folla diversa fatta di giapponesi, di persone da tutto il mondo, marcia dentro questo immenso quadro. Grazie professore per averci illustrato così in dettaglio questo dipinto davvero spettacolare, e ci dispiace molto che quel bellissimo ritratto di Napoleone non sia mai giunto a Genova, anche perché avrebbe avuto la sua naturale collocazione proprio qui alle spalle dello schermo, e quindi avrebbe potuto fare da sfondo questa sera la sua relazione, ma purtroppo non è andata così. Vi ricordo l'appuntamento, un altro imperdibile appuntamento, giovedì prossimo. Il dottor Boccardo ci racconterà un altro capolavoro, il grande teatro barocco, La resa di Breda di Velázquez. Quindi vi aspettiamo anche la prossima settimana, e ricordo che anche stasera potete adottare una perlina del teatro dell'Arca, che è in corso di costruzione, quindi ognuno di voi può con una piccola offerta contribuire alla realizzazione di questo teatro. Grazie e buona serata.